Ottobre 1998, Giappone, prefettura di Fukuoka. C'è un uomo di 30 anni che finalmente ha deciso di fondare una sua casa videoludica, dopo anni di esperienza alla River Hillsoft. Dopo anni di gavetta, finalmente si sente pronto a prendere il comando di una nuova avventura. Quell'uomo si chiama Akihiro Ino e la sua casa di produzione videoludica si chiamerà Level 5. Level 5 perché il 5 rappresenta il maggior voto numerico nell'istruzione scolastica giapponese. Il primo lavoro della nuova casa di sviluppo è stato Dark Cloud, un RPG per PlayStation 2 che riscosse abbastanza successo. 800.000 copie vendute in tutto il mondo. Grazie a questo successo, Level 5 riuscirà a sviluppare un seguito di Dark Cloud chiamato Dark Chronicle. Purtroppo, questo gioco non riscuoterà lo stesso successo del primo, solo poco più di 250.000 copie vendute, ma verrà osannato dalla critica, tanto che grazie a questo gioco e alla sua grafica, la Level 5 deciderà di puntare sui titoli più cartoneschi nel suo prossimo futuro. E grazie anche al successo di Dark Cloud, la Level 5 verrà scelta da Square Enix per produrre l'ottavo titolo di Dragon Quest, riconosciuto ancora oggi come tra i migliori giochi di sempre per PlayStation 2 a livello di storia, avventura e grafica. Con il passare degli anni, Level 5 acquisirà tanto successo, grazie anche a titoli quali Rogue Galaxy e White Knight Chronicles, ma la casa di Fukuoka deciderà di cambiare destinazione, spostandosi dai giochi per PlayStation a quelli per Nintendo DS. Primo successo, 2007. Professor Layton nel Paese dei Misteri. Copie vendute? 3.170.000. Un successo stratosferico che permetterà alla casa nipponica di sviluppare altri videogiochi di Layton nel passare degli anni. Ma non solo. Nasce nel 2010 Ni no Kuni, nel 2011 Dumble Senki, qui in Europa LBX, e nel 2013 Yo-Kai Watch, tutti brand di grande successo. Ma scommetto che non siete qui per sapere questo, giusto? Allora andiamo al punto. Giugno 2008. In Europa si svolgono gli europei di calcio in Austria e Svizzera, vinti dalla Spagna. Ma nello stesso periodo viene pubblicato su CoroCoro Comic il primo capitolo di uno spokon di calcio. Ma non calcio normale. È un calcio fantascientifico, ricco di tecniche speciali e di una trama senza precedenti. Il 26 settembre 2008 viene pubblicato ufficialmente il primo volume di questo manga, che non uscirà mai in Italia. Era addirittura a vincere il premio Kodansha nel 2010, nella categoria manga per bambini. Autore? Tenya Yabuno. Sviluppatore? Level 5, che ha deciso di spingersi nel mondo dei manga e degli anime. Nome? Inazuma Eleven. Ecco come inizia questa storia. Agosto 2008 è il giorno del debutto del primo videogioco di Inazuma Eleven. Non è un grandissimo successo, solo 400.000 copie vendute, ma è un buon punto di partenza per una delle serie più significative di casa Level 5, soprattutto dal punto di vista della critica, che dà voti abbastanza alti al gioco e alla sua trama. Akihiro Ino non si lascia sfuggire l'occasione. Il 5 ottobre 2008 esce il primo episodio della prima stagione di Inazuma, prodotta dalla stessa casa videoludica e dalla OLM, uno studio di animazione giapponese, e la serie accompagnerà i bambini e i ragazzi giapponesi fino all'episodio 127, trasmesso il 27 aprile 2011. Questa serie, durata quasi 3 anni, ha uno share medio su TV Tokyo tra il 5,5% e il 7%, un'enormità per una serie animata nata a pochi mesi dal debutto videoludico e fumettistico. Ovviamente, in seguito all'evento delle due successive stagioni, Level 5 pubblica altri due giochi. Il 1 ottobre 2009 debutta negli scaffali videoludici Inazuma Eleven 2, nelle sue versioni Fire e Blizzard. È un successo stratosferico, più di 1.150.000 copie vendute. È il titolo più venduto del brand Inazuma Eleven. Il 1 luglio 2010 esce anche il terzo gioco, le sue due versioni, Spark e Bomber. Vengono vendute 1.100.000 copie, ma non è finita qui. Il 16 dicembre 2010 esce una terza versione, chiamata Ogre, e vengono vendute ulteriori 400.000 copie. Ma nel frattempo, prima di addentrarci in questa storia specifica, parliamo della trama della prima serie. Mark Evans è nipote di David Evans, portiere leggendario morto 40 anni prima, ed è il capitano della Raymond, una squadra fondata solo un anno prima dall'inizio degli eventi, da quest'ultimo, e formata soltanto da 7 giocatori. Si avvicina una partita molto importante, contro la Royal Academy, che può sancire la chiusura del club di calcio della scuola. Mark si appresta a cercare 4 giocatori per completare la sua squadra, e tra questi c'è anche Axel Blaze, chiamato il Bomber di Fuoco,
che per via di sue vicissitudini decide di ritirarsi dal mondo del calcio, ma grazie alla determinazione di Mark, durante la partita contro la Royal decide di tornare sul campo da calcio, segnando un tornado di fuoco e salvando il club di calcio della Raymond dalla fine prematura. In seguito a quella partita, la Raymond deciderà di iscriversi al Football Frontier, un torneo nazionale per scuole medie, e nonostante le difficoltà, riusciranno a superare la fase regionale, scontrandosi contro la Wild, la Brainwashing, la Otaku e la Royal, sconfiggendolo ufficialmente dopo 40 anni di vittorie consecutive. La Raymond entra nella fase nazionale e riesce ad arrivare in finale dopo aver sconfitto la Shuriken, la Farm e la Kirkwood, ottenendo anche innesti importanti, quali Bobby Shearer, Eric Eagle e soprattutto Jude Sharp, capitano della Royal Academy. La finale del Football Frontier sembra un massacro nei confronti della Raymond, che sta venendo sconfitta 3-0 dalla Zeus Inorai, la nuova squadra di Ray Dark, che prima aveva allenato la Royal Academy ed aveva utilizzato modi sporchi per vincere, ma dopo l'esecuzione della mano del colosso, la Raymond riprende vigore e riesce a ribaltare il risultato, vincendo 4-3 la finale ed il conseguente Football Frontier. Nemmeno il tempo di ritornare dallo stadio della finale che c'è subito un nuovo problema. La scuola della Raymond viene distrutta dagli... alieni? Ebbene sì. Ed è proprio qui che iniziano Zoom Eleven 2. L'Alius Academy inizia a distruggere scuole per tutto il Giappone e la Raymond è incaricata di creare la squadra più forte di sempre per cercare di contrastare gli alieni. Arrivano i nesti del calibro di Sean Frost, Darren LaChance, Harley Kane, Victoria Vanguard, Suzette Hartland, Byron Love e Scott Bunyan. E con questi la Raymond riuscirà a sconfiggere le squadre dell'Alius, comandate da Astra Schiller, il padre della nuova allenatrice della Raymond, Lina Schiller. E queste squadre sono la Gemini Storm, la Epsilon, con anche la sua versione Plus, la Diamond Dust, la Prominence, l'unione tra queste due, chiamata Chaos, e la Gaia, che viene intitolata Genesis. A quel punto sembra tutto finito, ma nel finale vedremo la Dark Emperors, squadra formata dalla vecchia Raymond e capitanata da Nathan Swift, uno dei migliori amici di Mark. Per fortuna andrà tutto bene, i giocatori della Dark Emperors ritorneranno alla Raymond, ed ecco che da qui inizia Inazuma Eleven 3. Vengono convocati 18 giocatori per costruire la nazionale giapponese, chiamata Inazuma Japan, e questa venne iscritta al Football Frontier International, una competizione a livello mondiale per le nazionali Under 15. I giapponesi riusciranno a superare il girone asiatico formato da Australia, Qatar e Corea del Sud ed entrare nel girone A della fase finale del Football Frontier formato da Giappone, Italia, Inghilterra, Argentina e Stati Uniti. Il Giappone, in seguito alle due vittorie contro Inghilterra e Stati Uniti, al pareggio contro l'Italia e alla sconfitta contro l'Argentina, supererà il girone e lo supererà da seconda e si sfiderà contro il Brasile in semifinale, battendolo. In finale si sfideranno Giappone e Qatar, una regione della Repubblica Democratica del Congo, e l'allenatore di quest'ultima è proprio David Evans, che si è finto morto per salvare la propria famiglia e i propri amici dalle grinfie di Ray Dark e di Zulan Rice, imprenditore miliardario che vuole conquistare il mondo. La finale terminerà con il punteggio di 3-2 per il Giappone. Mark diventa campione del mondo ed inizia la sua leggenda, finendo tutto con un incontro tra le due Raymond che hanno appassionato migliaia e migliaia di ragazzi. Ma non finisce qui. Come detto prima, il 16 dicembre 2010 esce una terza versione del videogioco di Inazuma Eleven 3, chiamato Ogre, ed il 13 dicembre 2010 esce il primo film di Inazuma Eleven, chiamato Inazuma Eleven, l'attacco della squadra più forte, gli Ogre. La trama si svolge durante Inazuma Eleven 1, nel videogioco durante la fase finale del mondiale. E al posto della Zeus, la Raymond incontrerà l'Ogre Academy, squadra che proviene dal futuro, 80 anni dopo lo svolgimento degli eventi, che ha sconfitto la Zeus con il risultato mastodontico di 36-0. In soccorso della Raymond arriva il pronipote di Mark, chiamato Canon, ed insieme a lui Sean Frost, Archer Hawkins, Austin Hobbs, Xavier Foster e Paolo Bianchi. Alla fine, la Raymond riuscirà a vincere e a salvare il presente dalla minaccia degli Ogre. Con i videogiochi non finisce qui, perché la Level 5 debutterà sulla console Wii con Inazuma Eleven Strikers il 16 luglio 2011, dando più spazio al gameplay che alla storia e cambiando il proprio motore grafico, debuttando nella grafica 3D. Ma nel frattempo, non tutto va per il verso giusto per questo brand. È settembre 2009. Dal 24 al 27 si svolge il Tokyo Game Show. La Level 5 partecipa all'evento, presentando un nuovo titolo, chiamato Inazuma Eleven Future. Questo titolo doveva ripercorrere la storia di Canon Evans, pronipote di Mark Evans, e degli eventi svolti 80 anni dopo le azioni della prima serie. Gli antagonisti, in questo caso, sono la Raymond, comandata dal comandante Hillman, parente del più famoso Simur Hillman,
ed ora il club di calcio è diventato un esercito militare. Cannon è capitano dei Blue Lightnings e Professor Killard, molto simile a Ray Dark, è l'allenatore. Ma dopo che la Raymond minaccia ormai il mondo con la propria organizzazione militare, la squadra verrà decimata. A seguito di questa cosa, Cannon viaggerà nel tempo alla ricerca dei giocatori più forti del Giappone, andando indietro di 80 anni a prendere suo nonno Mark, Nathan, Jude, Jack e Axel. Cannon cercherà di far entrare in squadra Goenji Taisei, che inizialmente non vuole, ma poi entra, come fece il suo antenato Axel Blaze, Goenji Suya nella serie originale. Il gioco ha un calcio particolare, chiamato elemento calcio. In pratica si gioca in aria grazie a degli stivali particolari, che vanno calibrati nei vari pit stop. Oltre ai punti normali, abbiamo quindi i punti per gli stivali, che durante la partita diminuiscono e quindi verranno ricaricati nei pit stop. All'inizio questo gioco era diretto al Nintendo DS, ma più in avanti è stato annunciato per dispositivi mobile. Era stato pubblicato anche un trailer per il gioco, ma alla fine venne cancellato in seguito ai troppi ritardi. In compenso, questo gioco venne riciclato per fare una parte importante della storia di Inazuma Eleven 3 Ogre. Ma questo è il primo fallimento di Level 5 per quanto riguarda il brand di Inazuma Eleven. Nonostante ciò, il brand continuò la sua cavalcata al di fuori dei confini della propria nazione. La sua cavalcata al di fuori del Giappone comincia durante il 2010. È il 1 giugno. 10 giorni dopo sarebbero iniziati i mondiali di calcio in Sudafrica. Arete Multimedia, a tempo prima, si è fatta carico di esportare il brand di Inazuma Eleven in Europa. Non si lascia sfuggire l'occasione ed ecco che proprio in quella data sull'emittente Disney XD esce il primo episodio di Inazuma Eleven in italiano. Il doppiaggio è stato affidato alla BB.it, che si avvarrà di doppiatori di grande calibro come Lorenzo De Angelis, Davide Garbolino, Leonardo Graziano, Manuel Meli, Mirko Cannella, Veronica e Alessio Puccio, Alex Polidori e Gabriel Lopez. La direzione è stata affidata a Guido Micheli e Paola Paglici. I primi 27 episodi sono un successo grazie al periodo di messa in onda, in concomitanza proprio con i mondiali di calcio, vinti poi dalla nazionale spagnola, ed anche grazie alla messa in chiaro di Red 2 dal 14 giugno 2010, che se la giocherà molto spesso con Disney XD. Visti gli ascolti alle stelle, Disney XD decide di mandare in anteprima i primi 4 episodi della stagione 2 del 25 giugno, il giorno dopo la fine della prima. Ma Rai 2 comincerà dal quinto episodio della suddetta stagione dal 15 settembre, arrivando poi a finire l'11 aprile 2011 con l'episodio 65. C'è solo un problema. Alla seconda stagione dovrebbero essere accreditati gli episodi 66 e 67 che sono riassuntivi, ma questi verranno trasmessi solo da Disney XD nei 2 giorni seguenti. Rai 2 invece li trasmetterà solo il 7 e il 14 gennaio 2012. Questo tipo di problema sarà presente soprattutto nella terza stagione. Disney XD mette in pausa troppe volte l'anime, trasmesso dal 14 aprile 2012, arrivando anche al mese di stop ed errori, come ad esempio l'episodio 74 che venne trasmesso prima del 70, oppure l'84 prima dell'83. Arrivò poi l'interruzione su Disney XD il 29 giugno 2012, con l'episodio 116. Tutti questi errori portarono la Rai a sfruttare la situazione a suo favore, trasmettendo gli episodi mancanti dal 13 al 27 luglio, poco dopo la fine degli europei di calcio in Polonia ed Ucraina, vinti sempre dalla Spagna. Disney XD riuscirà a riprendere la serie dall'episodio 117 solo dal 17 settembre 2012. Tutto ciò, per fortuna, non intacca il successo della serie animata qua in Italia. Migliaia di ragazzini si appassionano, e questo si ripercuote anche nelle categorie videoludiche. Il 28 gennaio 2011 esce finalmente il primo videogioco in Europa. 130.000 le copie vendute. Non tante, ma una buona base comunque per far uscire il 16 marzo 2012 il secondo capitolo con le sue versioni Bufera di Neve e Tempesta di Fuoco, che venderà ben 220.000 copie. Non solo, in Italia arriveranno anche gadget esclusivi quali carte da gioco, album di figurine, mini action figures,
custodie per DS e anche le uova di Pasqua dedicate al brand. Insomma, sta andando tutto per il meglio in Europa e in Italia. Inazuma Eleven rimane un successo stratosferico in Europa, tanto che Level 5 ci riprova il 28 settembre 2012, facendo uscire nel mercato europeo Inazuma Eleven Strikers per Nintendo Wii. È un discreto successo, tanto che porta il marchio Nintendo a creare una Wii brandizzata a tema Inazuma Eleven Strikers. Il gioco interessa a tanti ragazzi, e nel frattempo il brand trova il suo massimo splendore per quanto riguarda la prima trilogia. Ma anche qui i problemi non si fanno attendere. Siamo nel 2013, il Nintendo 3DS ha ormai sostituito la famiglia del Nintendo DS, dismessa nel dicembre 2012. Ormai fare videogiochi per Nintendo DS è obsoleto, nonostante vengano comunque messi in produzione fino al 20 maggio 2014. Inazuma Eleven 3, con le sue tre versioni, Spark, Bomber e Ogre, non è ancora uscito, e non si ha una base per trasportare i due giochi del 3DS. Ma ecco che dal Giappone arriva una soluzione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Nonostante la pubblicazione di tutti e tre i giochi su Nintendo DS, la Level 5 decide di costruire un remake dei suddetti da portare sul 3DS. E questo remake conterrà tutte le versioni uscite fino ad allora. È il 27 dicembre 2012. Esclusivamente per il Giappone esce Inazuma Eleven 1, 2 e 3 Endo Mamoru Densetsu, tradotto La leggenda di Mark Evans. Questo gioco salva la Level 5 da una possibile cancellazione del terzo gioco in Europa. Con le due versioni Fuoco Esplosivo e Lampo Folgorante, Inazuma Eleven 3 debutta in Europa il 27 settembre 2013, vendendo 100.000 copie. Ritarda di 4 mesi Inazuma Eleven 3 Ogre all'attacco, uscito il 14 febbraio 2014, ma permetterà all'unico film di Inazuma Eleven, esportato in Europa, Inazuma Eleven l'attacco della squadra più forte Yogre, di debuttare su Disney XD il 13 giugno 2014, il giorno dell'inizio dei mondiali di calcio in Brasile del 2014, vinti dalla Germania. Ormai sembra finita qui la storia, no? Non credo proprio. E così finisce la prima trilogia di Inazuma Eleven, ma, come ben si sa, non segna la fine della serie animata. Una settimana dopo l'ultimo episodio andato in onda, con il nome di Ashitai no Kikofu, debutta il primo episodio della nuova trilogia, Remon Nifu Katarashikaze il suo nome, e viene mandato in onda in Giappone il 4 maggio del 2011. Questo primo episodio, nell'arco narrativo della serie, viene collocato 10 anni dopo la fine del Football Frontier International e la vittoria da parte dell'Inazuma Japan. Il protagonista principale della serie Go, Tenno Matsukaze, verrà a scoprire che il calcio è diventato talmente potente da dover essere controllato dal Fifth Sector, il quale, inoltre, dirige ogni partita ed ogni risultato attinente. Se il Fifth Sector, guidato da Ishida Shuji, decide la perdita o la vittoria di una determinata squadra, essa dovrà perdere o vincere. Infatti il calcio è diventato non solo un hobby e una passione, ma per lo più un mezzo ed un modo con la quale i vari istituti scolastici vengono valutati. Sempre il Fifth Sector ha a disposizione anche una serie di giocatori chiamati imperiali, i quali hanno il compito di stabilire l'ordine in caso qualcosa, durante l'Holy Road, dovesse andare male o ci dovesse essere una ribellione all'interno di esso. Non molti sanno che l'anime è uscito prima del manga. Infatti il manga di Inazuma Eleven Go è stato pubblicato il 15 ottobre del 2011, dopo la fine di quello di Inazuma Eleven, seguito, poi, dai primi videogiochi della serie Go. Infatti il 15 dicembre del 2011 escono nei negozi sia Inazuma Eleven Go Shine che Inazuma Eleven Go Dark. Le differenze tra una versione e l'altra sono le seguenti. In primo luogo la copertina della versione Shine differisce dalla versione Dark. Nella prima, se si nota bene nel background, è possibile notare Hakuryu, il capitano della Limited Shining, mentre nella versione Dark del videogioco è presente Shu, che invece è il capitano della Ancient Dark. Inoltre vi sono altre differenze tra le versioni, basta pensare alla moglie di Endo o alle varie scene extra con Hiroto Kazemaru a seconda della versione. Forse queste differenze tra le due versioni hanno invogliato il videogiocatore giapponese e non a comprare entrambe le versioni come successe e tuttora succede con i giochi Pokémon. Grazie a questa tattica differenziale, perciò, sono state vendute oltre 440.000 copie in breve tempo. Infine, una settimana dopo il rilascio di essi, è stato il turno di Inazuma Eleven Go Strikers 2012 Extreme, alla quale è stata data una spinta grazie al successo dei due giochi usciti poco prima. A differenza dei giochi Nintendo, esso non ha un filo narrativo, ma semplicemente un gioco di ruolo versione 3D con i personaggi della prima trilogia della serie Go. In questo gioco, come nel precedente Inazuma Eleven Strikers, sarà dunque possibile giocare con le varie squadre comparse nella prima trilogia, ma, a differenza del primo, saranno aggiunte la Shinsei Raemon, ovvero la Raemon della versione Go, e la Squadra Zero, la squadra finale dei videogiochi Shine e Dark che si verrà creare alla fusione della Ancient Darkness e della Limited Shining. E
Il 23 dicembre 2011, nelle sale cinematografiche nipponiche, fa il suo debutto Griffon, lungometraggio animato della serie Go. Il titolo completo è Inazuma Eleven Go, legame definitivo Griffon, perlomeno nella lingua italiana. La trama della proiezione ripercorre in chiave alternativa la partita dopo la Kirkwood, creando di conseguenza una nuova linea temporale. Qui, volenti nolenti, vedremo la Raimon Go trasportata con la forza sull'isola del Giardino Imperiale, il luogo di allenamento principale del quinto settore, dove tutti gli imperiali nascono e crescono come giocatori, creando atleti dalle capacità a volte sovrumani, per quanto riguarda la parentesi sportiva. Il tutto ci viene detto sia da Pink Mountbatten che da Victor, i quali ne parlano abbastanza dettagliatamente. Durante la prima parte del film vengono introdotte le squadre della Luce Sfavillante prima, capitanata da Bailong, e dell'Ombra Ancestrale poi, diretta da Tescat. Questi due giocatori e le rispettive squadre saranno successivamente il segreto dei titoli per 3DS di Luce e Ombra. Dopo aver superato la prima metà dello spettacolo, ovvero circa 45 minuti, la Raimon si recherà al campo di allenamento principale dell'isola. Il tutto circa una settimana dopo la partita contro la squadra di Bailong. In cima alla scalata, i nostri protagonisti dovranno sfidare la Team Zero, la squadra più potente del quinto settore, fusione generatasi dall'unione di luce e ombra, quiete e movimento. Durante la partita, gli allenamenti daranno i loro frutti, facendo concludere la sfida in pareggio. Quarto pareggio in tutta la saga di Inazuma Eleven, terzo contando solamente la prima saga. Il film si conclude con la Raimon che torna in Giappone o in Inazuma City, Bailong che non si vede sullo schermo e Tescat che scompare sotto gli occhi di noi spettatori, rivelando il suo ruolo come protettore dell'isola. Ma non finisce qui. Inazuma Eleven Go Base si conclude l'11 aprile 2012, ma una settimana dopo, quindi il 18 aprile 2012, inizia Inazuma Eleven Go Chronostones. Il tessuto narrativo della seconda serie di Go si discosta ampiamente dal titolo precedente. Arion, dopo aver vissuto per 3 mesi ad Okinawa, torna alla Raimon ma la trova completamente diversa. La trova infatti senza nessun club di calcio, come se esso non fosse mai esistito. Qualche ora dopo aver scoperto ciò, egli si ritroverà faccia a faccia con Alpha, un ragazzo che lo teletrasporterà nuovamente ad Okinawa, ma in un momento storico differente. Grazie all'incontro con Faye e Wonderbot, il protagonista verrà a conoscenza che il futuro sta attraversando un momento di crisi e che Alf era tornato indietro nel tempo per eliminare l'evoluzione calcistica della storia. Verranno introdotti anche i Mixmax ed armature degli spiriti guerrieri, un potenziamento spirituale e fisico che unisce i giocatori in uno, donando un potenziamento notevole all'utilizzatore, ed un ulteriore potenziamento, ma questa volta solamente fisico, potendo indossare il proprio spirito guerriero e diventando ancora più potente per un periodo di tempo limitato. Durante la loro avventura per salvare il calcio, il futuro ed il loro tempo, Arion e i compagni faranno la conoscenza con molteplici personaggi di spessore o meno, tipo Zanark o lo stesso Faye, evolvendo come giocatori e potenziando le proprie tecniche, perlomeno in alcuni casi, e diventando dei bravi calciatori grazie ai consigli di David Evans. Chronostones si conclude con la partita tra Chronostorm e Lagoon, con la vittoria per 5 reti a 4 per i protagonisti. Il 1 maggio 2013 si conclude l'anime con Faye e Arion. Il 1 dicembre 2012 viene proiettato nei cinema giapponesi Inazuma Eleven Go Chronostones vs Dumble Sankly W, lungometraggio animato dove vediamo la New Inazuma Japan alle prese con una catastrofe interdimensionale. La creazione animata di oltre 90 minuti di Inazuma Eleven vede Arion e compagni incontrarsi con Van e Hiro da LBX e Flora. Il film avrà diverse evoluzioni dal punto di vista dei personaggi, ma si concluderà in fretta con la vittoria della Inazuma Japan contro i distruttori e la scomparsa di Aster e compagni dal campo di gioco. 12 giorni dopo la proiezione di tale spettacolo, esce sul mercato Inazuma Eleven Go Chronostones, Tuono e Fiamma, con 310.000 copie vendute solamente in Giappone, decretando un discreto successo. Il giorno del 20 dicembre 2012 escono Inazuma Eleven Go Strikers 2013 e Inazuma Eleven Everyday, con quest'ultimo disponibile solamente se si avevano due titoli tra Inazuma Eleven Go Chronostones Fiamma, Tuono, Inazuma Eleven 1, 2, 3, Endo, Mamoru il Setsu, e Inazuma Eleven Go Strikers 2013, potendo poi acquistare il titolo sopracitato. Sempre una settimana dopo la conclusione della precedente saga, viene messo in onda Inazuma Eleven Go Galaxy, ultimo capitolo della saga animata di Go. Questo episodio del brand dona alla serie una finestra spaziale viaggiando appunto per lo spazio grazie ad un treno apposito e con l'obiettivo di salvare il pianeta dalla distruzione. La partita finale rivela che in realtà era tutto un piano di Ozorok, il quale voleva vendetta per la propria vita malandata. Durante Galaxy vengono scoperte le Soul, un potenziamento temporaneo tra il giocatore ma meno dello spirito guerriero, e potendo essere usata solamente da alcuni giocatori specifici. La partita tra Earth Eleven e Flotta Ixar si conclude con la vittoria della squadra protagonista per 8-7. La fine della serie animata è semplicemente il ritorno a casa, più approfondito nei giochi che negli episodi animati. Il 5 dicembre 2013 esce il videogioco di Galaxy con solamente 220.000 copie vendute. Il 19 marzo 2014 Galaxy finisce con un gran calo di ascolti e di seguito.
Tokyo Level 5 Vision 2013. Viene annunciato il primo gioco per PC da parte di Level 5 dedicato a Inazuma Eleven. Il nome? Inazuma Eleven Online. Questo gioco doveva essere un trampolino di lancio, era un free to play che introduceva Inazuma nel mondo dei gacha games, nonostante non sia appunto un gioco per smartphone. Tutto si doveva svolgere online, costruendo la tua squadra con le tue carte suddivise in Rank R, SR, KR ed altro. In più avevi proprio il controllo durante la partita dei tuoi giocatori, ed ovviamente per vincere bisognava fare più gol dell'avversario. Level 5 per sviluppare questo gioco si affidò a NHN PlayArt, una compagnia di sviluppo giapponese che negli anni a venire aiuterà tanto la casa di Fukuoka a sviluppare diversi gacha games, o giochi diretti per Line, per esempio Line Puzzle of Inazuma Eleven, oppure Yo-Kai Watch Puni Puni, ma questo gioco non ingranò mai. Dal 4 giugno 2014, data di uscita di Inazuma Eleven Online, il gioco non ingranò come previsto. Era come giocare ad un Inazuma Eleven Strikers per PC, a livello di grafica, e l'esclusiva per il Giappone non aiutò. Infatti solo chi aveva un indirizzo IP giapponese poteva giocarci. In seguito ai vari bug segnalati, ai vari problemi di connessione server e alle costose manutenzioni, il 31 marzo 2015 i server ed il gioco di Inazuma Eleven Online vennero chiusi. Nel frattempo, mentre Inazuma Eleven Go Galaxy non è in buone acque in Giappone, in Europa iniziava l'avvento della trilogia di Go. È passato un anno dalla fine della prima trilogia di Inazuma Eleven, e il 1 luglio 2013 debutta su Disney XD Inazuma Eleven Go con il suo primo episodio. Arite Multimedia è sempre la casa esportatrice, mentre il doppiaggio è affidato alla Logo Sounds. E alla direzione del doppiaggio vi sono Pino Pirovano e Massimo Di Benedetto. I suoi primi 20 episodi saranno trasmessi sempre su questa emittente fino al 23 luglio. I restanti 27 episodi invece verranno trasmessi dal 14 ottobre al 19 novembre, mentre su Rai Gulp verrà trasmesso in chiaro dal 6 al 21 luglio 2014. È un successo incredibile nel mondo dei giovani, tanto da ampliare il merchandising di Inazuma alle stelle, tra carte da gioco, manga ed altro. Ma ci torneremo dopo. Nel mentre che Inazuma Eleven Go continua la sua espansione nel mercato europeo grazie anche alla casa di esportazione Riot Multimedia, il 13 febbraio 2014 esce il remake del videogioco di Inazuma Eleven 1 in Europa, venduto solo su Nintendo eShop. Non è ovviamente un boom di vendite, ma apre comunque la strada del successore in termini di trilogia. Il 7 aprile 2014 esce il primo episodio di Inazuma Eleven Go Chronostones in Italia. Nel frattempo che viene trasmesso, il 13 giugno 2014 esce finalmente il primo videogioco di Go in Italia, con le sue due versioni luce ed ombra. È un buon successo, con 100.000 copie vendute, e nemmeno un anno dopo, il 27 marzo 2015, debutta in Europa il videogioco di Inazuma Eleven Go Chronostones, con le sue versioni Fiamma e Tonno. Vende meno rispetto al primo Go, però riscuote ugualmente un buon successo. E nel frattempo esce anche l'anime di Inazuma Eleven Go Galaxy in Italia, che debutta il 10 novembre 2014. 25 maggio 2016, con un ritardo di quasi 3 anni, debutta in Italia il primo volume del manga di Inazuma Eleven Go, edito da J-Pop, che racchiuderà tutta la sua trilogia, finendo col settimo volume il 29 dicembre 2016. 29 novembre 2016. Escono in quasi tutte le edicole le Lamin Card di Inazuma Eleven Go Chronostones. Insomma, Inazuma Eleven Go ha trovato il suo oro in Europa. Facciamo un passo indietro. È il 13 giugno 2014. Ormai sono passati 3 mesi dalla fine dell'anime di Inazuma Eleven Go Galaxy, avvenuta il 19 marzo. Ma la Level 5 ci tiene a mostrare un episodio extra. Durante le ultime settimane in cui veniva trasmesso l'anime di Galaxy, i fans avevano la possibilità di decidere i giocatori da far giocare in un episodio speciale, in una partita formata dai giocatori preferiti dei fans. I giocatori della Inazuma Best Eleven sono stati scelti dagli spettatori giapponesi a partire dal 23 ottobre 2013, con un sondaggio per ogni ruolo e infine uno per scegliere la riserva. Il voto era fatto tramite telefono. Solo al momento dell'annuncio della riserva fu annunciato anche che la squadra sarebbe comparsa in uno speciale animato, senza specificarne il titolo. Alla fine dei sondaggi fu annunciata anche l'esistenza e la composizione della squadra Inazuma Battle Eleven, squadra formata dai rivali dei giocatori dell'Inazuma Best Eleven. Così nasce Inazuma Eleven Chōjigen Dream Match, un episodio di 24 minuti che racchiude una partita tra la Best Eleven, i giocatori scelti dai fans, e la Battle Eleven, i rivali di quei suddetti giocatori. La partita finirà 3-2 per l'Inazuma Best Eleven, ed è così che Level 5 diede l'ultimo saluto alla sua creatura. Il
gioco di Inazuma Eleven Go Galaxy venne inizialmente annunciato per la prima volta in Giappone il 12 marzo 2013. La notizia fu trapelata nella rivista di KoroKoro, che tratta di manga e notizie varie come queste. E solo dopo 18 giorni sul canale YouTube ufficiale di Level 5 esce un video promozionale del gioco, che mostra però soltanto alcune scene dell'anime, con in descrizione l'uscita del gioco, ovvero il 5 dicembre 2013. Solo dopo pochi mesi, il 26 agosto, ci viene mostrato un altro trailer promozionale, ma questa volta con varie scene del gioco. Nonostante le 220.000 vendite totali delle due versioni, il gioco non fu molto un successone rispetto agli altri Inazuma e soprattutto il suo rivale precedente, Chronostone, che vendette un pelino di più. Il gioco di Galaxy è stato l'ultimo della trilogia ed è stato fin troppo sopravvalutato dal pubblico. E ora si passa alla parte più interessante di questo gioco, una parte che riguarda l'Europa e l'esportazione. Come già sappiamo, Galaxy non venne mai rilasciato in Europa, ma venne soltanto registrato solo dopo poche settimane l'uscita di Chronostone in Europa. Il marchio Go Galaxy venne registrato il 5 aprile 2015 e completato del tutto il 22. Fin qui tutto bene. Subito dopo, la teoria di molti fan era che dopo aprile Nintendo e Level 5 rilasciassero il gioco verso fine 2015/inizio 2016. E sembrava abbastanza sensato e sicuro che succedesse per molti fan, ma il 22 luglio dello stesso anno un'azienda tedesca presenta una causa legale perché il marchio Galaxy era stato già preso, ovvero registrato per lo più nel 1993 in Europa. E così il 31 luglio la causa viene ufficializzata e viene annunciato che il procedimento inizierà il 6 ottobre dello stesso anno. Per due anni consecutivi le parti chiedono e ottengono una sospensione del processo per cercare un accordo tra di loro. Passano circa 2-3 anni fino a quando non si arriva al 1 marzo 2018, l'azienda tedesca finalmente ritirerà l'opposizione dopo aver trovato un accordo. E così il marchio di Inazuma Eleven Go Galaxy viene ufficialmente registrato il 22 agosto 2018. Da quel giorno della registrazione non ci saranno mai più notizie riguardanti il Galaxy, se non che Level 5 ha tempo, fino al 2025, di pubblicare il proprio gioco nel continente europeo. Il 13 giugno 2014, Level 5 sembrava aver dato un ultimo saluto alla sua creatura, ma le sorprese non finirono lì. È il 2016, e da nulla escono dei leaks riguardanti la Level 5. C'è un personaggio disegnato che sembrava provenire da un progetto di Akihiro Ino e che riguardava proprio la serie di Inazuma Eleven. La Level 5 sfrutta l'occasione ed il 27 luglio di quell'anno, con il Level 5 Vision, annuncia la produzione di una nuova serie chiamata Inazuma Eleven Ares no Tenbin. Ormai la casa di Fukuoka cavalcava l'onda, si sente l'area di rinascita, tanto da permettersi di trasmettere il 4 novembre 2016 il primo Inazuma Walker. Un evento trasmesso su YouTube dove Akihiro Ino e una sua collaboratrice parlano di Inazuma Eleven e promuovono disegni e sondaggi, ma soprattutto mostrano gli Inazuma Eleven Outer Code, dei mini episodi che raccontano le storie di diversi personaggi con una nuova grafica ed una nuova timeline. Gli Outer Code sono suddivisi in 6 episodi, di cui l'ultimo trasmesso il 19 agosto 2017, che danno un preludio a quello che accadrà da lì in futuro con la nuova serie in arrivo. Gli Outer Code sono finiti, ma manca ancora un pezzo. 21 gennaio 2018, Inazuma Walker. Esce l'anteprima di Inazuma Eleven Reloaded, ritrasmesso in TV il 5 aprile 2018. Inazuma Eleven Reloaded è un episodio speciale che fa da preludio ad Inazuma Eleven Ares no Tenbin. Gli eventi di Inazuma Eleven 2 non sono mai accaduti e la Remon è stata designata per fare un amichevole contro il Barcellona Orb. È un massacro, finisce 13-0 a favore del Barcellona Orb ed in seguito a questa disfatta la Remon verrà smantellata ed i giocatori faranno da comitato di rinforzo alle altre squadre per cercare di alzare il livello del calcio giapponese. 6 aprile 2018. Arriva il giorno fatidico. Torna nelle TV giapponesi una nuova serie di Inazuma Eleven. Ecco, Inazuma Eleven Ares no Tenbin. La trama si svolge dopo gli eventi di Inazuma Eleven Reloaded. Ci troviamo su Normidia. Lì abita Sonny Wright, uno dei tre protagonisti di questa serie. Orfano di madre che in seguito allo smantellamento del suo club di calcio decide di partire insieme alla sua squadra per Inazuma City, dove ha sede la Raymon. E questi verranno allenati da Mr. Yi. La loro prima partita sarà contro l'Accademia Stella di Elliot Ember, secondo protagonista della serie, e sarà un
massacro ai danni della Raymon, che perderà per 10-1, ma in seguito a questa sconfitta la squadra di Sonny riuscirà a rialzarsi e a vincere le partite successive, vincendo anche il girone di qualificazione del Football Frontier insieme all'Accademia Stella. Durante la storia si scoprirà di più riguardo alla bilancia di Ares, un programma che ha come obiettivo l'alzare le capacità mentali e fisiche di una persona, però causa gravi effetti collaterali. Infatti, il terzo protagonista, Heath Moore, capitano del liceo Altaluna, fa parte di questo programma. Come effetto collaterale, però, ha un tumore al cervello. Intanto che la Raymon vince contro la Zeus durante la prima partita della fase finale del Football Frontier, l'Accademia Stella viene costretta al ritiro dopo l'esecuzione dell'Omega Maelstrom, e la serie continua fino alla finale tra la Raymon e il liceo Altaluna. Qui Elliot Ember va alla Raymon per vendicarsi di Hit, e la partita finirà 3-2 per la Raymon, che vince di conseguenza il Football Frontier e sconfigge il sistema di Ares. La serie è stata un gran successo a livello di seguito, e il merchandise non è mai stato così prolifico tra license, carte da gioco, pupazzetti ed Eleven Band, ovvero smart band collegabili al proprio smartphone. In più, grazie al successo delle license, viene creato Inazuma Eleven AC Dream Battle o Inazuma Eleven Arcade Dream Battle, che debutta al pubblico il 27 settembre 2018, ed è un cabinato arcade dove si collegano le proprie license per giocare con i propri giocatori scelti. 28 settembre 2018 termina con l'episodio 26 in Azuma Eleven Ares no Tenbin, ed una settimana dopo, il 5 ottobre, esce il primo episodio del suo sequel, Inazuma Eleven, Orion no Kokuin. Orion no Kokuin riprende la storia dei mondiali di Inazuma Eleven 3, ma questa volta si svolge in Russia, in onore dei mondiali di calcio in Russia del 2018, vinti dalla Francia. A minacciare il mondo stavolta è la fondazione Orion, che vede coinvolta la famiglia Girikanan. Il Giappone, dopo aver superato con non poche difficoltà il girone di qualificazione formato da Corea del Sud, Cina, Arabia, Uzbekistan e Australia, vola per il mondiale in Russia, incontrando nel proprio girone Spagna, Stati Uniti e proprio la Russia, capitanata da Froy Girikanan, che si professa al di fuori dei pensieri della propria famiglia. Dopo aver superato il girone da seconda, il Giappone incontrerà la Francia, la quale si è ritirata dopo un'intossicazione alimentare a causa di Orion, il Brasile e l'Italia, di cui la prima verrà sconfitta e la seconda si ritirerà dopo i vari infortuni dovuti a strumenti dopanti. Arriva il giorno della finale e c'è la Russia da sfidare, ma durante la partita fa irruzione la Shadow of Orion, l'ultima squadra nemica da battere. Tutte le nazionali si uniscono sotto il nome di Freccia di Artemide, in realtà Zhao Jinyuns, e alla fine riescono a battere la Shadow of Orion per 4-3, salvando il calcio per l'ennesima volta. Per concludere la serie si scoprirà che la nazionale giapponese ha vinto il mondiale e verrà organizzato un Football Frontier autunnale con tutte le squadre che hanno partecipato alle precedenti versioni. Sono 3 anni che in Italia non esce più niente su Inazuma Eleven. Ci sono repliche su repliche, ma ecco finalmente uno spiraglio in fondo al tunnel. 12 maggio 2019. A sorpresa vengono pubblicati su RaiPlay Inazuma Eleven Reloaded ed i primi 14 episodi di Inazuma Eleven Ares doppiati in italiano. Il doppiaggio viene affidato alla casa di doppiaggio di Torino ODS e la direzione del doppiaggio a Lucia Valenti. Il 28 maggio inizia la trasmissione su RaiGulp di tutti gli episodi di Ares e dal 12 giugno si riprende dall'episodio 15 sempre sull'emittente della Rai. Il 23 giugno 2019 finisce la trasmissione in italiano di Inazuma Eleven Ares, con un discreto seguito, non quanto però le altre due trilogie. In Giappone, intanto, il 27 settembre 2019 finisce la trasmissione di Inazuma Eleven Orion no Kokuin e, nonostante il seguito sostanzioso, quest'ultima viene tartassata di polemiche per via del suo scarso budget, del finale affrettato ed anche riguardo al merchandise di Level 5 ormai non più ottimale. Inazuma Eleven Orion no Kokuin non è ancora uscito in Italia, almeno nel momento in cui stiamo registrando questo video, ma si spera ancora in una sua prossima uscita, solo che i problemi non sono finiti qui. Torniamo a Level 5 Vision 2016.
in cui è stato annunciato l'anime di Inazuma Eleven Ares no Tenmin. Insieme all'anime è stato annunciato anche il suddetto videogioco, che doveva uscire per Nintendo Switch, PlayStation 4 e anche dispositivi mobili, ed ovviamente doveva ripercorrere la trama di Inazuma Eleven Ares no Tenmin. Il lancio iniziale doveva essere per l'estate del 2018, ma in seguito a vari problemi di sviluppo anche da parte di team terzi che lavoravano al progetto, prima è stato posticipato all'inverno del 2018, poi a maggio 2019. Nel frattempo però, la messa in onda di Orion no Kokuin poteva dare manforte allo sviluppo del gioco. Ma non fu così. Dopo l'ultimo episodio trasmesso di Orion, Akihiro Ino pubblicò un articolo dove spiegava che il gioco fosse ancora in sviluppo. C'erano stati vari problemi nel creare il gioco, ed è così che Akihiro Ino decise di cambiare il nome del suo gioco in Inazuma Eleven e Yutachi no Great Road, oppure Inazuma Eleven Heroes Great Road, e di provare a pubblicare il suddetto gioco entro la primavera del 2020. Purtroppo, nel corso del tempo Akihiro Ino, nonostante avesse promesso spin-off riguardo la serie animata e nuovi annunci, non fece uscire più nulla, e solo il 1 aprile del 2020 abbiamo delle ultime notizie. La storia ormai non riprende più da quella di Ares no Tenmin, ma sarà un remake del primo gioco con tutte le squadre di tutte le serie di Inazuma Eleven, e con protagonista un ragazzo chiamato Unmei Sasanami, che conoscendo Mark Evans deciderà di avvicinarsi al mondo del calcio e ad entrare nel club di calcio della Raymond. Ma non come calciatore, dati i suoi traumi mentali, ma come manager. Il titolo è stato posticipato ad un generico 2021, ma non abbiamo ulteriori notizie al momento in cui stiamo registrando questo video. Nonostante questi problemi, Level 5 ha cercato comunque di mantenere alto il brand di Inazuma Eleven, ma a volte non è andato proprio come sperato. Il 24 marzo 2017 viene annunciato un extra per Inazuma Eleven Everyday, chiamato Inazuma Eleven Everyday Plus, ed è disponibile su smartphone e soltanto per chi appunto ha comprato Everyday. Nell'Inazuma Walker del 1 marzo 2019 viene annunciato lo sviluppo di Inazuma Eleven SD, confermato poi con un trailer il 12 settembre 2019. All'inizio questo gioco doveva essere pubblicato per ottobre, ma è stato ritardato prima all'inizio di dicembre, poi verso la fine di quest'ultimo, e alla fine è stato pubblicato il 3 gennaio 2020. Nonostante il discreto successo di questo titolo per smartphone, il 19 ottobre 2020 viene annunciata la chiusura dei server e dell'effettivo gioco dopo nemmeno un anno dall'uscita effettiva. La chiusura è datata 1 dicembre a mezzanotte, ora giapponese. Ma noi italiani il gioco chiude oggi, 30 novembre alle ore 16. Con i continui problemi avuti col brand di Inazuma, Level 5 ha preferito puntare su altri brand, quali Yo-Kai Watch e Ni no Kuni, lasciando Inazuma Eleven sempre più da parte. Inazuma Eleven, oggi, sembra ormai un brand morto. Siamo giunti al finale di questa storia, ma credo di aver dimenticato qualcosa. Ho dimenticato qualcosa di davvero importante. Ho deciso di metterla per ultima, perché mi sembra la più importante. Noi siamo parte importante di questa storia. Noi come community. Abbiamo supportato e vissuto il brand dal primo all'ultimo momento. Abbiamo supportato la Level 5 in ogni cosa che faceva. Abbiamo supportato chiunque lavorasse dietro a quei progetti che abbiamo amato tanto. Abbiamo supportato Tenya Yabuno ed Akihiro Ino. Abbiamo dato il tutto per tutto, per dimostrare amore a quella creatura. La nostra community è davvero bella, nonostante i vari problemi che ci sono stati, ed è bella soprattutto nel suo lato internazionale. Italiani, inglesi, spagnoli, portoghesi e tanti altri ci hanno aiutato a costruire quello che siamo ora. Abbiamo creato vari canali YouTube che hanno collaborato molte volte tra di loro e non ci siamo mai fatti mancare nulla a livello di rapporto, o almeno ci abbiamo sempre provato. Abbiamo fondato vari tornei a livello sia nazionale che internazionale e nonostante il poco valore abbiamo sempre mostrato divertimento nel competere sanamente uno contro l'altro. La nostra community, nonostante il problema di Inazuma Eleven Go Galaxy in Europa, non si è data per vinta e dei volti importanti hanno avuto la sana voglia di creare le famose patch in lingua per aiutare tutti quelli che avevano difficoltà a capire il gioco e finalmente per permetterci di vivere il gioco tutti insieme. Stiamo cercando di creare un fan anime, quello di Inazuma Eleven Time, e non vi sono nemmeno problemi riguardo le creazioni dei fan manga, come Inazuma Eleven Reborn, ed abbiamo un sacco di fan artists che lavorano giorno per giorno per dimostrare amore verso la serie di Inazuma. Noi, come community, abbiamo fatto, facciamo e faremo sempre di tutto per mantenere in vita la creatura che tutti abbiamo amato, adorato, coccolato ed acclamato ad ogni occasione. Sempre uniti, sotto un'unica frase, pronunciata fino allo sfinimento dai protagonisti di quella serie che adoriamo alla follia. Giochiamo a calcio. Giochiamo a calcio! Giochiamo a calcio!
Ragazzi, mi raccomando, tutti insieme, giochiamo a calcio! 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 Sacca, Iarose! Giochiamo a calcio! Giochiamo a calcio! Giochiamo a calcio! Juguemos al football! Juguemos al football! Somos in Azuma! On va jouer au foot! Vamos jogar futebol! Ragazzi, giochiamo a calcio. Giocheremo a calcio insieme!